Buongiorno, lunedì 9 maggio, sventola il vessillo rosso-blu sulle torri di Porta Soprana. Oggi è il Genoa ad avere conquistato il dominio calcistico della città con un travolgente 3-0 che ha steso la Sampdoria di Vincenzo Montella. E chi poteva essere dei nostri oggi se non uno degli evangelisti del verbo rosso-blu, Marco Liguori, direttore di Pianeta Genoa 1893.net. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti. E allora ti chiedo in 30 secondi di riassumerci la chiave di questo derby: vittoria del Genoa o sconfitta della Sampdoria, secondo te, quella che si è vista ieri a Marassi? Diciamo una vittoria netta del Genoa, e soprattutto l'unico gioco che sapeva fare la Sampdoria, cioè di cercare di tirare fuori dei difensori come era stato fatto all'andata, fare quel giochino tramite Cassano-Quagliarella e far inserire Fernando e Soriano. Il giochino è riuscito raramente, e quelle due volte che sono riusciti hanno anche sbagliato le occasioni. Per il resto il gioco è stato assolutamente straordinario. Sulle fasce Laxalte e Ansaldi hanno dominato, Rincon superlativo, e buona partita di Zemaili, anche del neoentrato Daxidis, Rigoni assolutamente incontenibile, soprattutto sia in fase offensiva che in fase difensiva, un giocatore perfetto. Speriamo appunto che molti di questi giocatori restino l'anno prossimo. Predominio rosso-blu. E allora Riccardo, uno dei nostri avvocati della latteria, oggi ci ha deliziato con un piatto particolare. Sì, ecco, siccome noi qua siamo amanti della buona cucina, ci siamo permessi, io e l'amico Antonio, di portare queste tre pizzette agli amici bruciacchiati. D'altronde qualcuno ricorderà forse che all'Epifania ci furono servite tre pere, abbiamo pensato gentilmente di ricambiare. Ricambiate con le pizze. Riccardo, però un piccolo commento tecnico te lo chiedo: secondo te il giocatore che ieri ha fatto la differenza nel Genoa chi è stato? Secondo me sono stati tre, non è stato uno solo. È stato Rigoni, che nel primo tempo ha fatto veramente quello che ha voluto. E poi la chiave tattica della partita è stato Gasperini, che ha rimediato agli errori tattici della partita dell'andata, mettendo Zemaili e Rincon a francobollare Ferrando e Soriano, e questo ha inaridito la fonte di gioco della Sampdoria. Voi ricorderete che all'andata, nel primo tempo, Fernando e Soriano vissero letteralmente di prepotenza a centrocampo, cosa che non è successa ieri, e ha rovesciato la partita. Ovviamente c'è meno entusiasmo sulla sponda blucerchiata della latteria. Con noi Andrea, un caloroso ritorno in latteria. Buongiorno. Ovviamente insomma non è una giornata entusiasmante per i colori blucerchiati. Decisamente no. E brutta la partita, diciamo che la Samp secondo me non l'ha proprio giocata e ci siamo dimenticati di entrare in campo. Bravo il Genoa, indubbiamente, come si è detto, però quando l'avversario pone così poca resistenza è anche forse più facile far uscire un 3-0 così netto. E tu oggi porti anche un messaggio da Andrea, la Barba del Carmine, uno dei nostri opinionisti della latteria, che non è potuto essere con noi questa mattina e che è sempre stato un contestatore di Vincenzo Montella. Assolutamente, io non la penso esattamente come lui, però lui è molto critico in questo caso e dice appunto, poi lo leggeremo, però insomma dice che la causa maggiore di questo risultato sia stato proprio il nostro allenatore. Io, se posso aggiungere una cosa, penso invece che sia frutto di giocatori che non sono all'altezza di un campionato di Serie A. E la Barba del Carmine lancia l'hashtag Montella in nazionale, ovviamente ironico, come dire, prima si toglie dalle scatole, dai colori blu, dalla società blu cerchiata, e meglio è. Ma intanto Derek, lì davanti, vicino alle pizze, noi abbiamo anche un dolce stamattina, è il tiramisuso. Il tiramisuso, Derek? Esatto, il tiramisuso che offriamo gentilmente a Stefano, che ha bisogno di un po' più forza la prossima volta per il braccio di ferro, che è un po' giù di corda. Diciamo. Beh, insomma, così. C'è dell'uovo lì, quindi proteine che servono per i bicipiti. La cucchiaiata. Okay, bevi rosnuda nel rischio di tuo padre. E allora, Stefano, hai mangiato questo, hai come si dice, bevuto l'amaro calice. Però, insomma, questa Sampdoria da dove può ripartire? E soprattutto le dichiarazioni di Osti di ieri. Secondo me, comunque, allora, la Sampdoria ieri è stata al di quanto imbarazzante. Osti, secondo me, ha sbagliato a dire certe dichiarazioni, perché comunque la colpa non è solo di Montella, ma anche dell'organico messo dalla società in mano a Montella. Montella, che ricordiamo che è arrivato durante l'anno, si è ritrovato questa squadra con giocatori quanto imbarazzanti. Cioè, anche ieri Silvestri dicevano di ranocchia la scorsa partita, ma Silvestri non è stato da meno.
Marco, a questo punto c'è la questione Gasperini, perché un allenatore, dopo un'altra stagione così esaltante, perché alla fine è stata un'altra stagione esaltante per il Genoa, viste le premesse, viste come stavano andando le situazioni iniziali, a questo punto questo divorzio ci sarà o non ci sarà? È difficile mandare via un allenatore dopo una cavalcata del genere, dopo un derby vinto in questa maniera. È un problema che sta sulle ginocchia di Giove, cioè Enrico Preziosi. Diciamo la verità, diciamola tutta. Dovrà decidere lui, Gasperini gli ha detto nei tempi e nei modi dovuti, quindi sarà uno dei tormentoni, continuerà questa telenovela almeno per sicuramente per 3-4 settimane anche dopo la fine del campionato. Io onestamente, dopo una vittoria così e dopo il molto probabile conquista del decimo posto, io francamente me lo terrei molto ma molto stretto. Ieri il pubblico l'ha applaudito alla fine, il coro Gasperini, Gasperini, oh! Cioè non si può mandare via, a mio giudizio, poi ognuno fa ovviamente le scelte solo della società, non si può mandare via. Ecco Marco, ti chiedo anche per il futuro tecnico della Sampdoria. A questo punto, secondo te, tra Montella e la Sampdoria è una storia finita, anche rispetto alle dichiarazioni fatte sia da Osti ma sia dallo stesso Montella? Assolutamente sì, sono secondo me dichiarazioni ovviamente di circostanza, di diplomazia, ma ormai cioè, abbiamo visto tutti, ieri Ferrero è andato via un quarto d'ora alla fine della partita, ha capito che era una disfatta, quindi oramai sì, è un rapporto praticamente concluso. Dulcis in fundo, il nostro Antonio l'abbiamo tenuto da parte oggi perché insomma, come Andrea Bocelli ha esaltato le gesta dell'Leicester per la vittoria della Premier League, è andato in campo cantando il Nessun Dorma, allora il nostro Antonio chiude il lunedì della Latteria e il lunedì di Bar Sport esaltando Giampiero Gasperini e il Genoa cantando Nessun Dorma. Del resto io ci vedo quasi male come Bocelli, e comunque lo dedico a Gasperini che deve sicuramente rimanere. Dall'area del Nessun Dorma, concentrazione, dileguo notte, tramontate stelle, all'alba vincerò. Standing ovation, grazie, complimenti al Genoa per questa vittoria. Bar Sport torna lunedì prossimo, grazie a tutti e buona settimana, grazie a Marco Liguori. Grazie.